Ladies and gentlemen, first of all, let me congratulate you for this initiative and at the same time express my gratitude for your Signore e signori, innanzitutto lasciatemi esprimere la gratitudine per averci offerto l'opportunità di condividere le nostre visioni e i punti di vista in termini di promozione dell'attività fisica nella regione europea dell'OMS. Naturalmente vediamo con grande piacere la realizzazione di questa iniziativa in Italia e anche come si registri questo grande interesse verso le strategie che abbiamo elaborato sull'attività fisica e questo interesse si registra da parte di diversi paesi europei. Per europei si intende tutta l'Europa geografica, non solo l'Unione Europea. Una volta ancora voglio sottolineare che siamo molto grati per la vostra scelta di utilizzare queste strategie in un modo che propone di motivare le persone e gli stakeholder a tutti i livelli per prendere azioni e attivarsi, diciamo, su questo tema. La strategia sull'attività fisica è stata approvata a Vilnius a settembre del 2015, come sapete, da parte di tutti i paesi della regione europea. Si tratta di una strategia di grande importanza perché è la prima strategia specificamente dedicata all'attività fisica e adottata non solo dalla regione europea, ma è proprio la prima a livello mondiale. La regione europea dell'OMS è quindi stata la prima proprio ad adottarsi di uno strumento simile. Naturalmente c'è l'interesse anche in altre regioni, ma si può dire che nella regione dell'Europa c'è stata una volontà espressa da parte degli Stati membri ad attivare l'attenzione e cercare anche di catturare da parte della politica e degli stakeholders a tutti i livelli verso l'importanza di questo tema affinché si attivassero e si attivino in futuro specificamente sull'attività fisica. Questa strategia è il frutto di un lungo processo di confronto, di ricerca del consenso da parte degli Stati membri e con il coinvolgimento diretto naturalmente della comunità scientifica così come di tutti gli stakeholders. È basata su tanti evidenze di dati, anzi dispone dei migliori dati che in questo momento sono disponibili a livello mondiale ed è focalizzata in particolare su alcune aree prioritarie. C'è stata una raccolta delle migliori e più efficaci iniziative che possono essere prese, anzi intraprese a livello nazionale eppure a livello locale. Questo è veramente in estrema sintesi quello che il dottor Breda ci ha voluto dire, ribadendo però che l'importanza di questo evento sta nel fatto che proprio nelle intenzioni dell'OMS c'è adesso la seconda parte del lavoro dopo aver elaborato le strategie, cioè fare sì che tutti gli attori, tutti i soggetti preposti a sviluppare le politiche che sono contenute nella pubblicazione diventino realtà. E quindi per questo sono particolarmente grati perché questa è la prima iniziativa che a livello europeo si svolge con appunto assumendosi l'impegno di facilitare in qualche modo anche agli altri soggetti l'accesso a queste linee guida con la traduzione in italiano. Grazie.